Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato. Vivi il tuo presente. Costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua libertà. E sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Eccoci qui, buongiorno a tutti. Siamo tornati finalmente su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente, e in questo episodio speciale parliamo di un tema che ci riguarda, direi in maniera trasversale, un po' tutti, o magari prima o poi ci toccherà affrontarlo. Cioè parleremo di come è possibile trovare la forza interiore per ripartire dopo un evento magari difficile, se non addirittura sconvolgente, che magari ci sta capitando o ci capiterà in futuro. Quindi come si reagisce dopo una tempesta? Ecco, cercheremo di esplorare un pochino questo e soprattutto cercheremo di esplorare quella che è, la secondo me, una straordinaria capacità umana, cioè la capacità di rinascere, la capacità di essere resilienti, ecco, dopo aver incontrato nel corso della nostra vita momenti magari difficili. Ecco, quindi il percorso verso il ripartire, come sappiamo molto bene tutti quanti noi, è spesso un viaggio personale e unico. E oggi quello che cercheremo di fare è proprio vivere questo viaggio insieme, cercando di toccare alcuni punti che speriamo possano esservi di aiuto, se non oggi, magari in futuro, quando avrete a che fare con un momento difficile da affrontare. Ma come sempre su Liberamente Live non facciamo tutto questo da soli, lo facciamo sempre in compagnia di un ospite, e questa mattina io sono estremamente contento di avere qui accanto a me una collega che stimo molto, Sabina Godi. Buongiorno Sabina, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te, caro Matteo, grazie di avermi invitata. Ok. Eccoci, okay. Di nuovo. È saltata un attimo la connessione. No, la connessione. Momento difficile numero uno, già superato. Oh, sei visto? Sabina, buongiorno. Andiamo a vedere il processo, come abbiamo fatto. Adesso parleremo del processo. Allora Sabina, buongiorno, grazie come dicevo di essere qui con noi. E, prima di cominciare insomma insieme questo viaggio, in questo episodio del podcast Liberamente, vorrei che per le persone che magari ancora non ti conoscono, insomma, se puoi dirci chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni. Allora, sono una psicologa, sono una psicoterapeuta, analitica transazionale, ma prima di tutto sono una persona. E mi porto e mi accompagno nel mondo, questa è una definizione che mi piace tantissimo di me in questa fase della mia vita, e mi porto e mi accompagno nel mondo sia nelle parti quelle più comode, i nutrienti, ma anche nelle parti più scomode, più buie, perché queste possono esserci nella quotidianità, nel lavoro, quando magari incontro, io faccio clinica, quindi incontro quotidianamente persone, pazienti, che magari possono portare tante ombre, ok? E la mia capacità di accompagnarmi mi aiuta ad accompagnare queste persone anche nelle zone d'ombra, uscendone, ok? Così come mi accompagnano le cose piacevoli, mi fa tanto piacere accompagnare le persone nelle aree piacevoli, ok? Io accompagno, nella vita che faccio accompagno, direi, mi accompagno e accompagno. È molto bella questa cosa che dici, anche perché in, diciamo, nella fase di pre-intervista, quando ci stavamo per collegare, tu proprio mi volevi specificare questo, no? Che è importante per te anche durante questo spazio
questa chiacchierata che facciamo insieme, anche non solo parlare della teoria psicologica, ma anche e soprattutto coniugarla, metterla in connessione anche con la tua esperienza personale. Quindi sono contento perché avremo modo proprio di fare anche questo pezzetto importante che mi piace tanto, insomma, che anche tu stessa lo specifichi. Allora, andiamo un pochino sul tema di oggi, no? Perché, e vorrei partire proprio dalla tua esperienza clinica, perché come psicoterapeuta sicuramente, no, ti ritrovi a lavorare, come dicevi anche tu prima, con persone che devono un po' riaccendere a volte il motore, no? Quando si è spento davanti magari a una situazione difficile, a un momento di confusione personale. E mi rendo conto che magari non esiste una ricetta universale, no? E che ogni persona poi di fondo è a sé con i propri processi e con i propri episodi anche di vita. Però cosa pensi tu, no, rispetto a questo tema della ripartenza? Ecco, come si fa a ricominciare dopo un momento difficile che si è vissuto? Guarda, mentre parlavi mi viene in mente l'approccio di base che io ho in studio, che è la fiducia. Cioè, io mi fido incondizionatamente, ma veramente incondizionatamente, del fatto che le persone ce la possano fare. Ok? E questo è un approccio che ho imparato su di me. Io, diciamo che sono nata, così come tutti, con una fiducia incondizionata verso me stessa e verso gli altri. Poi, nel corso della vita, no, ambienti, situazioni, contesto familiare, in qualche modo un po' questa fiducia nelle mie risorse, nelle mie capacità, l'ho abbattuta e l'ho ricostruita, la sto ricostruendo e questo mi aiuta un sacco, sia a me come persona, ma me anche come professionista, cioè fidandomi di me posso fidarmi anche degli altri, fidandomi di me, imparando a fidarmi di me incondizionatamente, posso fidarmi degli altri incondizionatamente. Quindi, per rispondere, credo che la fiducia, la speranza, no? Percepire che quello che stiamo vivendo è un momento, un passaggio, non è per sempre, che una lucina c'è in fondo, che non siamo soli. Anche questo credo che sia un altro passaggio importante. A volte quando stiamo male, tanto male, è come se percepissimo di essere gli unici al mondo a vivere quella cosa. In realtà l'apertura, il colloquio, il dialogo ci permette di comprendere che non siamo soli, no? C'è qualcun altro nel mondo che avrà vissuto la stessa cosa, che lo stesso evento traumatico, brutto, che posso aver vissuto io. Okay? È molto bello questo messaggio di speranza che fin da subito, no, vuoi mettere al centro rispetto al momento difficile. Cioè, che è poi quello che viene meno solitamente quando viviamo un momento di difficoltà, cioè la speranza che ci sia una fine, no? In fondo al percorso. E questo è molto bello sentirlo dire fin da subito, metterlo in chiaro fin da subito, anche per chi ci ascolta. Volevo insieme con te, Sabina, fare un attimo un punto importante, perché davanti alla sofferenza psicologica in particolar modo, o magari è la conseguenza, o la sofferenza psicologica che magari segue anche una sofferenza fisica, ecco, spesso e volentieri si tende un pochino a pensare che il tempo, no, in qualche modo sia il miglior terapeuta o l'unico terapeuta possibile, no? Quindi non ci prendiamo cura magari tante volte della nostra sofferenza. Ecco, penso banalmente, se ci si rompe una gamba andiamo subito dal medico. Certo. Se cominciamo a stare male psicologicamente ed emotivamente, non è detto che si vada a richiedere un aiuto terapeutico. Allora, è questa la domanda, cioè come si può distinguere tra una risposta normale a un trauma, a un momento difficile, e una reazione che invece richiede un intervento terapeutico? Guarda, credo che la risposta sia nell'intensità.
e nel perdurare nel tempo di quello dolore, di quella sofferenza, perché è vero, le emozioni passano. Un'emozione ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Io dico, l'emozione è un puntino o un tratto, non è una linea retta, ma quando iniziamo a percepire che diventa una sottolineatura costante e che avvolge o soffoca la nostra quotidianità, compromettendo la qualità della nostra vita nelle diverse aree, la qualità del sonno, la qualità delle relazioni, la qualità del nostro lavoro, la cura di me, cioè quando questi elementi vengono particolarmente compromessi, allora non dobbiamo pensare che passerà, perché è vero, potrebbe passare, Matteo, diciamoci la verità, potrebbe passare. Il punto è la risonanza, cioè è come una ferita, no? Una ferita, una cicatrice, cioè una cicatrice ha la sua evoluzione, ma non significa che la pelle sia ritornata a quell'integrità, a quella completa funzionalità. A volte noi dentro di noi possiamo sedimentare delle cose, lasciarle, no? Cadere, ma in realtà non significa che siano state completamente sciolte in qualche modo, completamente curate, nel senso proprio di attenzionate, e quindi non ci siamo accompagnati fuori, non abbiamo fatto quello che è l'evoluzione spontanea di una sofferenza, cioè trasformare quella cicatrice in un'opportunità, no? Qualcosa che racconti di noi, del nostro passato, ma che non ci fa più male al tocco. Dice qualcosa di noi, ma toccandola non ci fa più male. Okay? Questo, ci perdiamo questo, secondo me. Quindi quando una cosa diventa troppo intensa, dobbiamo... Certo. E una cosa che mi permetto di aggiungere rispetto a questo è che una cosa che dico spesso anche in terapia, mi ritrovo molto spesso, ahimè, a dirlo, è che secondo me il grande plus che dà un percorso di psicoterapia rispetto al terapeuta tempo e basta, come dicevamo prima, quindi aspettare che prima o poi il dolore svanisca, è che, come dicevi tu, magari il dolore svanisce anche, ma la terapia ti aiuta a capire... come ti sei procurato quel dolore. E questo, secondo me, è molto importante, perché il problema non è soltanto che la ferita si cicatrizzi, ma che impariamo a non ferirci più. Certo. E per fare questo, capire cosa abbiamo fatto anche per ferirci. Quel dolore lì, no, come è arrivato? E secondo me la terapia aiuta tantissimo a questo scopo. Certo. A proposito di questo, certo, vai a volte ci sono, certo, delle cose che ci cascano addosso, no? Cioè, non volevamo, ci cascano addosso. E l'altro aspetto è quali risorse, quali capacità, cosa ho scoperto di avere, le potenzialità che avevo e che ho tirato fuori, e che posso tirare fuori in quella cosa, in quella situazione che mi è capitata tra capo e collo. Perché a volte la vita è un po' imprevedibile, no? Cioè, delle cose non le vogliamo e non le vorremmo e non ce le andiamo neanche a cercare. Quindi, ma andiamo a vedere cosa hai fatto, come hai contribuito, come puoi contribuire, come puoi trasformare questo evento, questa situazione, come puoi trasformarti tu, ok? Quali sono, secondo te, i meccanismi un pochino autosabotanti, no, che si attivano nella nostra mente quando viviamo un momento che ci sembra troppo difficile da superare? Il chiudersi. Cioè, poco fa te l'ho anticipato, no? Quando viviamo qualcosa che è sopra la nostra soglia di tolleranza a livello emotivo, di sofferenza, la reazione è proprio mi chiudo e quindi non condivido, non dico, come se non condividendo e non dicendo, come se sentissi anche meno il dolore. Ok. Io credo che questo poi porti anche un altro meccanismo autosabotante, che è quello di pensare di non essere capaci
di accompagnarci fuori da quelle emozioni, di prenderci per mano, no? Anche quando proviamo quell'emozione, quelle sensazioni così cupe, così gravi, è presente, ok. Cioè, quindi chiudendomi, mi chiudo anche alla, e mi giudico, implicitamente mi giudico e non ce la posso fare. Ok. Il punto è che questo, in qualche modo la incisto quella cosa, no? Cioè, è vero che la chiudo, è vero che magari non la sento, ma è come se fosse una cista e rimane lì. A volte poi in realtà le cisti dentro crescono anche a nostra insaputa. Io credo che il condividere a piccoli passi con persone che poi si possono sentire nutrienti, una parola che tu hai usato prima che mi piace tantissimo, affidabili, a piccoli passi, non è che hai detto che uno tra, no, si racconta, però a piccoli passi ci permetta di coltivare da un lato quella speranza, non sono solo, non sono l'unico o l'unica, e qualcuno mi può aiutare, quindi la fiducia, e quindi mi posso aiutare. Continui a sottolineare una cosa che mi piace tanto e che quindi penso che sia importante dargli una giusta risonanza, un giusto spazio. E mi ha colpito quando dici, quando usi questo verbo, no? Prenderci per mano. Cosa significa prendersi per mano quando si vive un momento difficile? Concretamente, come te lo immagini? Come lo hai vissuto tu? Adesso magari ci arriviamo anche un po' di più alla tua esperienza personale. Ma che significa quando una persona vive un momento difficile e dovrebbe, per poterne uscire, prendersi per mano? Cosa intendi dire? Guarda, io me lo figuro... Ti lascio proprio un'immagine, per me è stato così, per me è così, per me lo porto in studio. Hai presente quando c'è un bambino, immagina al parco, c'è un bambino che è caduto e si è sbucciato un ginocchio, si mette seduto e c'è qualcuno di fianco, una figura di riferimento, che prima controlla e guarda l'entità dello sbuccio, no? Della ferita, e poi accoglie quelle lacrime, le ascolta, e poi magari proprio fisicamente prende per mano e dice: andiamo, che ne so, andiamo alla fontanella e laviamo questa ferita. E mentre vanno alla fontanella, no, il bambino continua a piangere e l'adulto ascolta e dice: beh, c'hai ragione, è stato un bello sbuccio, io ti ho visto, no? Cioè, però lo sai che sei stato bravo perché sei venuta da me, no? Hai fatto questa cosa, mi è molto piaciuta, hai chiesto aiuto. Cioè, accompagnarsi, io me lo immagino figurativamente proprio così. E io credo che questo sia prendersi per mano, è così. E credo che questo sia qualcosa che si può portare dentro, si può imparare, se non l'abbiamo avuto fisicamente nella nostra storia, nella nostra infanzia, però possiamo imparare a prenderci per mano. Così, in questa formula qui, così tenera, così compassionevole, così vicina, così calda. Tu hai fatto riferimento a un momento anche della tua vita, o a momenti, più momenti anche della tua vita, difficili. Allora, volevo un attimino entrare con delicatezza anche, ma poi, insomma, sono convinto che sapremo, insomma, gestirla, certo, bene questa cosa, questa autorivelazione. Quindi mi chiedevo, no, hai mai incontrato nel corso della tua vita una difficoltà così grande da farti dire: no, questa volta non ce la posso fare? E come ti sei gestita in quel momento? Guarda, sì, ne ho in mente una. Entro nello specifico perché so che non sono stata l'unica, so che è emotivamente una lavatrice. Allora, io sono mamma di due gemelli,
ma i miei figli sono nati con l'appropriazione assistita. Okay. Noi, io e mio marito, sulla carta eravamo quelli che al primo tentativo sarebbero dovuti rimanere incinta. Okay. In realtà, ma non solo, cioè, c'era una grande aspettativa positiva anche da parte dei medici, no? In realtà il primo tentativo non è andato. Io mi ricordo che a seguito di quel test negativo, di quell'esame, io provai un dolore talmente tanto grande che mi chiusi in casa per un giorno. Cioè, al buio, mi ricordo anche dove ero. È stato bruttissimo, veramente bruttissimo. Ma allo stesso tempo è stato per me una forma di... guarda, non voglio essere... corre il rischio di essere così... forse superficiale, non lo so, ma credo che quel momento lì sia stato... io ho scelto di darmi un giro di volta. Cioè, lì così non ci volevo stare, avevo pianto tanto, il dolore era tantissimo, assolutamente congruo, avevamo pianto tanto, anche questo mi aveva aiutato, non ero sola, ma avevamo deciso, quindi anche qui non ero sola, c'era qualcun altro insieme a me, che ci saremmo presi un momento per riflettere, per comprendere cos'è che era andato storto, perché ripeto, sulla carta era tutto strapositivo, e poi dopo questo momento di riflessione avremo deciso come muoverci, anche cambiando magari qualcosa in questo processo. Quindi è stato un momento delicatissimo per me, di profondo dolore, ma attualmente, se ci penso oggi, è stata una ferita che ha contribuito tanto a innanzitutto comprendere che ce la faccio. Io un dolore così molto in mente non l'avevo mai sentito, non lo so, forse quando ero piccola sì, ma che ce l'avevamo fatta ad uscire. Poi, a prescindere da quello che sarebbe successo, cioè se saremmo riusciti ad avere figli oppure no, ma lì io c'ero riuscita, mi ero accompagnata fuori. Lì c'eravamo accompagnati fuori, avevamo costruito un noi, avevamo riconfermato un noi, e avevo toccato le note, quelle note lì così dure, e mi aveva dato l'opportunità poi, anche successivamente, perché ti ripeto, io so di non essere l'unica, so che i dati rispetto all'infertilità sono in fortissimo aumento, tante altre volte ho incontrato in studio ragazze o coppie che avevano avuto il mio stesso vissuto, e mi sentivo come quella persona al parco con quel bambino. Mm-hmm. Si può. Mm-hmm. Si può. Adesso è bruttissimo, è devastante, ma ti assicuro che si può uscire. Poi deciderete voi che cosa fare, se continuare, come continuare, ma si può. Ok, quindi quell'esperienza mi ha aiutato un sacco anche ad aiutare qualcun altro e a non trovarmi impantanata, perché di fronte a dolori grandi, a emozioni grandi, che sia in studio o che sia di un amico, un'amica, un marito, una moglie, il rischio a volte è di sentirci sopraffatti da quella cosa talmente tanto grande, è come se arrivasse un mondo talmente tanto grande che per un attimo mi sento così, no? Senza respiro. Quindi per me è stata un grande giro. Un'opportunità, guarda, sembra brutto, in qualche modo, io lo so, perché a me se me l'avessero detto in quel giorno lì del test, guarda, quello che stai vivendo è un'opportunità, io l'avrei mandati a quel paese, perché io stavo male, e col senno di poi, quindi con quella pazienza del stare a fianco, ok,
dello starmi a fianco, che poi ho scoperto che era vero. Intanto grazie per questa apertura, perché non è scontata. E, mi viene una domanda, una riflessione che vuole andare, vuole usare quello che hai appena raccontato, no? Perché spesso e volentieri, quando sentiamo qualcuno che ce l'ha fatta ad attraversare un momento difficile, una delle come si dice, delle obiezioni che spesso si fanno è: ma quella persona è molto, molto, ha una grande autostima, ha una forza interiore che io non ho, ha delle qualità che le hanno permesso di arrivare, di andare oltre, di trasformare, no, la sofferenza in un'opportunità, come dicevi tu prima. Cosa ti sentiresti di dire a questa persona, a queste persone che magari vedono i successi degli altri e poi pensano a se stessi e dicono: per me è diverso, io non ce la posso fare? Guarda, io credo che in quella situazione lì ce l'ho fatta perché c'erano dei valori, cioè comprendo, capisco le obiezioni, cioè ti ripeto, me l'avessero detto a me quel giorno lì, ma io li avrei mandati tutti a quel paese, cioè di brutto. Quindi mi sento di dire che è vero, cioè comprendo quella posizione, ok? Il punto è che non possiamo fermarci solo a quella posizione, quella visione un po' cieca, ok? Perché se io mi fossi fermata a quella visione cieca, quella disperazione di quel giorno lì, rimanendoci in qualche modo incastrata, forse il mio matrimonio sarebbe concluso, non avrei avuto figli, o perlomeno non questi figli, forse ne avrei avuti altri, non lo so, ma sarebbe stato molto diverso. Ad oggi ti dico peggio, secondo me, ok? Per cui che cosa lì, in una maniera anche approssimativa e così, invece sono aggrappata, sai, oddio, ai valori. Cioè io, per me, in quel momento di disperazione, era importante costruire un dialogo, comunque, con me e con mio marito. Questo per me è un valore. Ecco perché, ed è un valore anche qui, se ci pensi, comunicare, parlare di una cosa così no, intima, è vero, delicata, ma lo faccio perché? Perché credo che parlarne, condividere, sia un modo per, uno, aiutarmi, due, aiutare, e quindi è un valore per me. È molto bella questa cosa che dici. Ah, perdonami, vai. E l'altro valore è per me era una certezza, questo passa. Vuoi, sicuramente sono agevolata dalla mia formazione, da tutto, ok, sono agevolata dal fatto che, no, le emozioni hanno inizio, uno svolgimento e una fine, sicuramente sono linee o trattini, sono puntini o trattini, non sono linee continue. Questo di sicuro mi ha agevolato, ma credo che oggi, con tutta l'informazione anche che c'è, queste sono informazioni, sono elementi che ognuno di noi può avere a disposizione. Adesso io lo dico, le emozioni finiscono, iniziano e finiscono, anche quelle più brutte. Ok. Quindi queste erano le due cose. Quindi la consapevolezza di avere dei valori ai quali poterti aggrappare e da usare, forse soprattutto in quel momento, e la consapevolezza che anche un'emozione molto, molto forte, molto intensa, ha un inizio e una fine. Quindi questo è un altro bel messaggio che mi piace che specifichiamo. Prima di andare verso noi il privé, Sabina, queste sono
due modi che ti hanno permesso di attraversare il dolore, cioè quindi di non fuggire davanti alla sofferenza, ma di accettare la sfida alla crescita, no? Come dicevi anche tu prima, sei diventata anche una terapeuta più forte, no? Più in grado di stare anche con emozioni forti. E quali sono invece gli errori da evitare quando viviamo momenti difficili? Guarda, io ritornerei lì, cioè la chiusura, la rigida chiusura. Il anche chiudersi fisicamente, cioè il non uscire, non continuare le proprie routine, non cogliere anche gli elementi belli, piccoli e belli che possono esserci nella quotidianità, perché la vita nella sua grande maggioranza, questo è un elemento che dico sempre, è fatta di piccole cose pratiche una di fianco all'altra, a volte noiose, okay? Quindi cogliere delle cose, l'errore può essere quello di chiudersi, no? Chiudere in un'emozione, chiudersi anche fisicamente, chiudersi nelle relazioni. L'essere umano nasce nella relazione. Senza relazione noi moriamo, veramente moriamo. Un bambino se non viene curato, non viene proprio preso in braccio, collato, nutrito, e non solo fisicamente, muore. Noi dobbiamo, questo è un messaggio che io veramente ci tengo tantissimo e con il cuore mi auguro arrivi, soprattutto quando viviamo momenti bui, di in qualche modo aprire lo spiraglio. Se fosse il pensiero, qualcun altro di sicuro in questo mondo, siamo 7 miliardi, qualcuno avrà vissuto la stessa situazione mia, magari non proprio lo stesso vissuto con le stesse sfumature, ma qualcuno c'è. Allora, nel piccolo, piccolissimo, anche se fosse veramente, apro la finestra, guardo fuori, faccio giro, vado al bar, non lo so, ognuno c'ha il proprio piccolo. E allora può, quindi l'errore credo che sia questo, il più grave di tutti, poi magari ce ne saranno altri più piccoli che in questo momento non mi vengono in mente, ma credo che l'errore più grave sia questo, la chiusura, rigida chiusura. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast e grazie mille per avermi accompagnato anche in questo viaggio, in questo episodio, in questo estratto corposo dell'intervista realizzata all'interno del canale riservato Segreto delle Menti Libere su Telegram. Ecco, io spero, anzi sono convinto che tu abbia trovato ispirazione e arricchimento personale nel sentire le parole di questo ospite straordinario. Tanti ne abbiamo intervistati, tanti ancora ne intervisteremo, ma ricorda che l'intervista che hai appena ascoltato sarà disponibile per tutto quanto il mese all'interno del canale Telegram, perciò approfitta di questa opportunità per ascoltarla completamente gratuita all'interno di questo canale inviando il messaggio "Sono una mente libera" al mio contatto personale su Telegram, Matteo Neroni. Inoltre voglio esprimere tutta la mia gratitudine a coloro che sostengono il podcast liberamente ogni mese attraverso la nostra pagina Patreon, i finanziatori di questo podcast. È grazie al loro prezioso contributo che il podcast liberamente può continuare a esistere e a diffondere conoscenza sulla psicologia e sulla crescita personale. Ecco, se vai nella pagina Patreon troverai due livelli di finanziamento diversi. Il primo, a soli 5 euro al mese, ti darà accesso all'intero archivio di tutte le interviste che abbiamo realizzato fino ad oggi, un vero e proprio Netflix della psicologia, potremmo chiamarlo così. Oppure puoi diventare addirittura membro della redazione del podcast liberamente con il finanziamento di 11 euro al mese. Come membro della redazione avrai la possibilità infatti di decidere insieme con me le sorti di questo podcast. Potrai fare le tue domande e ricevere un episodio di risposta personalizzato. Potrai anche consigliarmi addirittura gli ospiti da intervistare, da invitare all'interno del podcast, incontrarli nel privé in una sessione online su Zoom, dove potrai appunto approfondire insieme con loro i temi che maggiormente ti interessano. Avrai inoltre accesso a decine di registrazioni audio
audio extra su argomenti di psicologia e crescita personale che ho registrato nel corso del tempo e ho messo a disposizione per i ragazzi della redazione del podcast. Se ancora non lo hai fatto, ti invito a lasciare in maniera del tutto gratuita una valutazione a 5 stelle del podcast su Spotify, o se mi ascolti da Apple Podcast, lascia una recensione dove puoi condividere la tua opinione raccontando perché consiglieresti liberamente anche ad altre persone. Ecco, io arrivato a questo punto ti saluto e ti aspetto con entusiasmo qui, sempre qui, con il prossimo episodio su Liberamente, e continua, mi raccomando, a seguire sempre il tuo percorso di fioritura personale, perché ricorda che non esiste crescita personale senza libertà mentale. Da Matteo Neroni è tutto, a presto e al prossimo episodio. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.